Rallenta il contagio in Calabria, più 9. A Cosenza una maestra in guai alla classe, 30 bambini in quarantena. A Stefanaconi zona rossa fino al 27 settembre. Primo giorno di scuola in Calabria, ma la campanella non suona in tutti gli istituti. Molti comuni hanno posticipato l'inizio delle lezioni a lunedì. Gli auguri dei prefetti di Cosenza e Catanzaro agli studenti. Un 86enne è entrato a pronto soccorso dall'Annunziata, poi di lui si sono perse le tracce. L'appello dei familiari. Furbetti del cartellino all'Arsac di Gioia Tauro, 15 le misure cautelari eseguite dalla polizia. Gli indagati dovranno rispondere di assenteismo e truffa. Protestano i gestori dei punti di ristoro della provincia di Cosenza. Appello al presidente Iacucci, revochi l'ordinanza, a rischio tanti posti di lavoro. Buonasera dalla redazione TG10, dunque ci sono meno contagi quest'oggi nel bollettino regionale per quanto riguarda la Calabria, ma la situazione resta da monitorare in diverse zone della nostra regione. Cominciamo però dai numeri, quelli ufficiali cristallizzati alle 15 di oggi. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 189.767 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.896, più 9 rispetto a ieri, quelle negative sono 187.871. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare, 191 guariti, 33 deceduti. Cosenza 11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 111 in isolamento domiciliare, 482 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 6 in reparto, 99 in isolamento domiciliare, 327 guariti, 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 10, di cui 5 non residenti. I ricoveri presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 11, di questi 3 non residenti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.506. E adesso un'analisi sul piano regionale. Ci sono diverse situazioni, dicevamo, da monitorare, la più importante in questo momento quella di Stefanaconi, fra l'altro in evoluzione, zona rossa fino al 27, poi a Cosenza il caso di un inserviente di una scuola dell'infanzia, di un asilo nido che è contagiata, ha conosciuto l'esito del tampone soltanto dopo essersi recata a scuola, quindi bambini in quarantena, anche loro famiglie. Situazione quindi da verificare con molta, molta attenzione per evitare rischi contagio. E non solo, ci sono altre zone, Montalto in particolare, dove il sindaco sta pensando di applicare nuove misure. Il presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ha disposto l'istituzione della zona rossa nel comune di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, dove sono registrati in pochi giorni 10 casi di contagio da coronavirus. Il provvedimento durerà fino al 27 settembre 2020. Situazione da monitorare anche a Montalto Uffugo. Il sindaco Caracciolo ha emesso delle ordinanze di quarantena preventiva per 17 persone. Poi abbiamo 17 quarantene preventive di persone che sono state a contatto con questi 12 positivi, che sono prevalentemente persone che sono legate ai nuclei familiari, quindi è abbastanza circoscritto, nel senso che è facilmente controllabile questo fenomeno. È un fenomeno comunque molto preoccupante perché, come si diceva poc'anzi, durante il periodo del lockdown abbiamo avuto solo pochissimi episodi, adesso invece non si tratta di focolai che sorgono sul territorio comunale, ma si tratta di persone che lavorano fuori o sono andate fuori in vacanza, eccetera, e rientrano, però comincia a diventare un fenomeno che a me preoccupa in modo particolare, per cui non escludo la possibilità di emettere delle ordinanze un po'
più restrittive rispetto a quelle che sono vigenti adesso. Nessun caso di Covid-19 ad Aprigliano, ma sono in quarantena alcuni cittadini già sottoposti al test sierologico con esito negativo perché hanno avuto contatti con un cittadino ai Pianecrati, risultato positivo. Domani l'ASP effettuerà il primo ciclo di tamponi sui cittadini individuati. A Cosenza, 30 bambini di un asilo nido, adesso chiuso, sono in quarantena perché è stata riscontrata la positività di una maestra che, in attesa del risultato del tampone, si è recata comunque in aula, costringendo adesso i colleghi a sottoporsi al test rinofaringeo per escludere il contagio e i compagni a riposo forzato e isolamento nelle proprie abitazioni. Intanto, dei 55 migranti di varie nazionalità sbarcati a Monasterace, 3 sono risultati positivi al Covid-19. I migranti sono ospitati in un edificio messo a disposizione del comune e il sindaco di Monasterace ha chiesto di spostare i soggetti positivi in una struttura adeguata per isolarli e limitare il rischio contagio. Non ci sono novità da Amantea, situazione del CAS che per il momento è cristallizzata, mentre a Stefanaco, ne parlavamo nel servizio, salgono i casi di coronavirus nel comune dichiarato zona rossa e 10 positivi dei giorni precedenti, se ne sono aggiunti altri 3 che erano già in quarantena perché collegati più o meno strettamente con i 2 nuclei familiari risultati contagiati dal Covid-19. Voltiamo pagina, parliamo di scuola, giorni importanti, non soltanto per la questione Covid che si affronta per la prima volta nelle aule calabresi, avete visto il caso dell'asilo nido, ma c'è da monitorare anche la situazione delle scuole. Primo giorno di scuola, la campanella ha suonato, sì, ma non in tutti gli istituti. Suona la prima campanella anche in Calabria, ma non per tutti i 268.101 studenti dell'intera regione. Qui siamo a Catanzaro, nella città capoluogo, la scuola ha riaperto i battenti dopo i mesi del lockdown. Solo per gli studenti delle scuole superiori, dopo che il sindaco Abramo ha firmato un'ordinanza con la quale ha fatto slittare all'inizio della prossima settimana l'avvio dell'anno scolastico per gli allievi degli istituti comprensivi. Secondo me dipende tutto da noi, siamo tutti giovani, dobbiamo metterci ognuno il nostro, anche se non sarà facile. Però sì, io metterò il mio e spero in un anno migliore. Dobbiamo dare il buon esempio, quindi parte tutto da noi. Siamo molto emozionati, siamo veramente contenti di essere tornati a scuola. Sappiamo che sarà un anno molto complicato, ma noi ce la mettiamo tutta. Siamo contenti di poter rivedere e abbracciare, anche se solo da lontano, i nostri studenti. Genitori e studenti in apprensione, con la speranza che tutto vada per il meglio. Con le dovute cautele va bene anche questo tipo di rientro, però bisogna vedere cosa trovano all'interno delle scuole, ragazzi. In alcune città interessate dalla tornata elettorale, come Reggio Calabria, il ritorno a scuola è stato fissato per lunedì 28. Anche a Crotone, aperture a singhiozzo, al liceo classico Pitagora, non sono state consegnate le aule e la dirigente è stata costretta alla turnazione. Avevamo organizzato di partire tutti in didattica mista, tutta la scuola, però purtroppo, mio malgrado, ho dovuto far partire solo le prime, le quinte, perché come ho scritto nel mio comunicato, noi dobbiamo garantire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, però il diritto alla salute precede il diritto all'istruzione, quindi io devo rispettare il distanziamento in classe. E quindi non posso far venire tutta la scuola al momento, se non ho le classi. A Cosenza scuole riaperte, ma non per tutti. Al Telesio attiva anche una navetta non solo per gli studenti del liceo, ma anche per i bimbi e i ragazzi che frequenteranno il convitto. Allo Scorza didattica in presenza per le prime classi e per le quinte si cercano soluzioni alternative. Abbiamo scelto le prime classi perché i ragazzi non si conoscono fra di loro. I docenti devono conoscerli meglio, quindi era opportuno partire direttamente con la didattica in presenza per tutti. Per le altre classi invece siamo ancora in una fase di fluida, diciamo, di riuscire a far partire in presenza anche le quinte classi. Tutte le quinte classi, se riusciamo a reperire degli spazi in istituti vicini, limitrofi, e quindi a riorganizzare alcune disposizioni che abbiamo dato all'interno dell'istituto. In alcuni istituti hanno pesato sul rinvio anche la mancanza di banchi monoposto previsti dalla nuova prescrizione, per ottenere i quali si è dovuto rimediare anche tagliando in 2 quelli esistenti. Ci siamo sostanzialmente inventati di sdoppiare gli attuali banchi doppi, cioè da un banco doppio tagliarlo e farne 2.
A Cosenza, la città dei ragazzi, è diventata una grande scuola, ampi spazi utilizzati dal comune per accogliere 400 allievi in piena sicurezza, è da qui che si è inaugurato l'anno scolastico. A Cosenza, la città dei ragazzi è il luogo simbolo della ripresa delle attività didattiche in presenza. Il suono della campanella del primo giorno di scuola è stato salutato con gioia, emozione ed entusiasmo da insegnanti, genitori e allievi. Cominciamo col piede giusto, cominciamo con l'entusiasmo giusto, abbiamo dei locali bellissimi, offriamo gli spazi adeguati, gli ambienti giusti di apprendimento per cominciare bene quest'anno scolastico in piena sicurezza, con il distanziamento che grazie a questi locali stiamo garantendo e con le misure anti-Covid stringenti perché abbiamo organizzato dei protocolli rigidissimi, noi riusciremo a sconfiggere questo virus e sarà un anno felice. Grazie alla perfetta sinergia tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, sono stati messi a punto gli interventi necessari, reperiti spazi didattici aggiuntivi e adattato gli ambienti per accogliere in assoluta sicurezza 18 classi per un totale di circa 400 alunni. Qui abbiamo creato nuovi spazi, nuove aule per circa 400 studenti, così come richiesto da alcuni istituti che erano sovraffollati. E questo ha consentito poi di liberare nei plessi altri spazi, anche demolendo pareti, adeguando gli impianti, recuperando spazi che prima erano inutilizzati, erano abbandonati, li abbiamo tutti riqualificati e questo quindi mettendo in sicurezza migliaia di studenti delle scuole primarie cittadine. E questo è un segno di ottimismo, un segno anche di fiducia. Per il futuro abbiamo voluto darlo, sono straordinari. Questi bambini meritano tutto il nostro sforzo perché saranno i cittadini del futuro e quindi su loro noi dobbiamo puntare. Complimenti al sindaco Mario Chiuto che ha fatto di questo edificio vuoto una scuola per quasi 400 bambini. È una bella cosa e se c'è la volontà di farla le persone possono capovolgere il mondo e loro non l'hanno capovolto il mondo, hanno fatto una scuola, cioè in un mese e mezzo hanno costruito, fatto i muri, tagliato i banchi. Per questi ragazzi che sono il futuro e che un giorno questa esperienza che ricorderanno, ce la racconteranno e diranno loro ci hanno aiutato, ci hanno portato a scuola. È stato bellissimo. Conferenza stampa presso l'ufficio scolastico regionale per fare il punto della situazione, cosa è stato fatto e cosa si deve ancora fare per la scuola della Calabria. Riparte l'anno scolastico 2020-2021. In concomitanza con il suono della campanella, in molti istituti della regione, a Catanzaro, presso la sede dell'ufficio scolastico regionale, si è tenuta una conferenza stampa per sottolineare le azioni svolte a supporto delle scuole e per il ritorno in aula in sicurezza dopo il lockdown. Alla presenza dei rappresentanti della Protezione Civile della Calabria, dell'ANCI e dei sindacati del comparto scuola, presenziata dal direttore generale Maria Rita Calvosa. Aprire oggi, secondo me, vuol dire riniziare a dare un segnale di normalità ed è giusto, ne abbiamo bisogno tutti quanti, sia i piccini ma anche le famiglie e noi adulti. La scuola forse in questo particolare momento si è capito quanto la scuola possa essere importante per dare un segno di ripresa e una gioia di vivere per tutti quanti, piccoli e adulti. L'attenzione maggiore è sulle insegnanti di sostegno e i bambini più fragili. Il sostegno per noi ha una funzione prioritaria, come potete immaginare, perché se c'è necessità di tutelare normalmente già tutti i bambini, ci sono bambini che meritano una doppia tutela e una doppia, un doppio sostegno nostro, di tutta la comunità, non soltanto degli insegnanti, e quindi faremo del tutto per garantire alla famiglia il massimo della copertura e delle necessità dei bambini. E adesso vediamo i saluti, gli auguri da parte dei prefetti di Cosenza e Catanzaro agli alunni. Molte aule resteranno vuote in Calabria all'inizio dell'anno scolastico a Singhiozzo, in tutte le province, entro la prossima settimana all'avvio delle lezioni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado in regione. Alcuni avranno gli spazi per garantire quotidianamente la presenza, altri si alterneranno con la didattica a distanza, ma nessuno, e questo l'intento, resterà indietro. Un anno scolastico sorvegliato speciale in cui la prima materia da studiare è la sicurezza, come sottolinea il prefetto di Cosenza, nell'augurare buon lavoro a ragazzi
ragazzi e docenti. Il vostro prefetto vi dice: attenzione ragazzi, si sta insieme, nessuno vi può togliere la gioia di stare insieme, ma proprio questa gioia la dobbiamo condividere tutti e fare sì che la nostra provincia, ma l'Italia intera, possa poi restare nei posti giusti come adesso siamo considerati per come combattiamo il virus. E quindi anche voi siete dei combattenti con noi e vi auguro veramente un'esperienza felice per tutto quest'anno scolastico. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale per consentire l'avvio delle lezioni anche a Catanzaro. Anche qui il prefetto, nel primo giorno di scuola, fa giungere ai ragazzi il suo augurio per un nuovo anno scolastico diverso da tutti gli altri. Voglio augurare uno studio sereno e proficuo a tutti e soprattutto con il rispetto, ancora una volta, sarà il tormentone di tutte quelle misure che sono state messe a punto e a livello nazionale, a livello locale e sicuramente da tutti i presidi poi delle scuole che apriranno. A proposito di scuole, noi ieri abbiamo parlato di un caso specifico, ma in provincia di Cosenza è stata vietata la somministrazione di alimenti all'interno delle scuole dai bar. Una ordinanza provinciale che ha colto di sorpresa intanto e non ha valutato alcuni aspetti perché c'erano delle diverse organizzazioni da istituto a istituto e quindi veniva comunque salvaguardata, tutelata la salute in alcuni casi, almeno è stato provato, dai ragazzi. Detto questo, c'è anche un problema economico che coinvolge chi i bar li gestisce, che è già provato dal lockdown, adesso si è trovato di punto in bianco a dover abbassare la sala cinesca all'interno della scuola. Sentiamo. Quello che sta succedendo ha dell'assurdo, perché noi abbiamo ricevuto giorno 23 attraverso le segreterie della scuola, dei punti di ristoro, la revoca dei contratti in essere fino a fine gennaio. Capite bene che dietro i punti di ristoro ci sono delle famiglie monoreddito, ci sono dei figli, ci sono dei fornitori che ci approvvigionano e capite bene che abbiamo avuto alle spalle 7 mesi di lockdown. Da questi 7 mesi siamo usciti distrutti, pian piano abbiamo faticato tantissimo e abbiamo messo da parte qualcosina e siamo riusciti a riaprire, a riapprovvigionare le nostre attività. Cosa succede? Che un giorno prima, appunto, dell'apertura delle scuole ci viene revocata la concessione. Cosa bisogna fare adesso? Noi ci appelliamo al Presidente non come uomo politico, ma come uomo, come padre. Ci appelliamo al Presidente affinché possa ritornare sui suoi passi, perché questa è una situazione assurda, una situazione che non creerà sicuramente focolai di Covid, ma che creerà tantissimi focolai di disoccupati, che è ancora peggio. Per quanto riguarda poi le norme appunto Covid, noi le abbiamo sempre rispettate, abbiamo rispettato già da prima le norme sanitarie che gestivano i punti di ristoro, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Ripeto, ci appelliamo al Presidente affinché questa situazione ritorni ad essere come prima. C'è un'altra cosa che è contagiosa in Calabria, non è un virus, ma è l'assenteismo, perché ci sono tantissimi, troppi casi di cosiddetti furbetti del cartellino. Oggi andiamo a Gioia Tauro. Dopo Rosarno tocca a Gioia Tauro fare i conti nuovamente con il fenomeno dell'assenteismo. La Polizia di Stato ha notificato misure cautelari a 15 persone, tutte dipendenti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, sezione di Gioia Tauro. L'accusa è grave, hanno attestato falsamente la loro presenza sul posto di lavoro senza dunque prestare servizio. Insomma, strisciavano il badge e poi si dileguavano, da qui il nome dell'operazione Swipe, dal verbo inglese to swipe, strisciare. All'accertamento delle asserite responsabilità si è arrivati attraverso attività di intercettazione e videoripresa, pedinamenti e servizi di osservazione. I video girati dalla polizia sono stati effettuati all'interno della sede gioiese dell'ARSAC in contrada Bettina. Gli indagati negli orari di ufficio si allontanavano per fare la spesa ai supermercati, lunghe passeggiate, soste in locali pubblici e financo pratiche sportive. 15 indagati sono ai domiciliari, per 10 è stata decisa la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sequestrate le somme indebitamente percepite, complessivamente 12.000 euro. L'operazione è stata condotta dal commissariato di Gioia Tauro con il supporto della squadra mobile di Reggio Calabria, dei commissariati di Siderno e Palmi e del reparto prevenzione anticrimine di Siderno. Il coordinamento e della Procura della Repubblica di Palmi.
È avvolto nel mistero il destino di un anziano 86enne che si è recato al pronto soccorso all'Annunziata di Cosenza e poi sono perse le sue tracce. C'è l'appello da parte dei familiari. Sono ore di angoscia per i familiari di Sistino Zicarelli, 86enne di San Pietro in Guarano, scomparso dal pronto soccorso di Cosenza. L'uomo soffre di vuoti di memoria. Ieri stava molto male, ci raccontano i familiari, così è stato accompagnato in ospedale dalla moglie. Nel pronto soccorso però è entrato da solo a causa delle stringenti disposizioni anti-Covid che non consentono ai pazienti di essere accompagnati dai familiari. La moglie è rimasta così ad aspettarlo davanti alla porta del pronto soccorso, ma Sistino Zicarelli è svanito nel nulla. Dopo la fase del pre-triage l'uomo è scomparso. Dove si trova al momento è mistero. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Sestinio Zicarelli è alto circa 1,75 m, ha i capelli bianchi e gli occhi neri. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche. Sono arrivate anche alcune segnalazioni da parte di persone che lo avrebbero visto nei pressi del ponte di Calatrava, ma si cerca anche nell'area dell'ospedale e all'interno della struttura. Difficile che possa essersi allontanato di molto, ci dicono i familiari. Una vicenda che ripropone con forza il problema dell'accesso in ospedale delle persone non autosufficienti. I parenti non possono accompagnare i loro congiunti e rimangono per ore all'esterno in attesa di avere notizie. Patrizio Zicarelli, lei è il nipote del signor Sistino, ma potrebbe aver lasciato l'ospedale ieri? Guardi, noi in un primo momento pensavamo che era un po' difficile che lasciasse l'ospedale. E invece stamattina mi è arrivata la notizia da mio cugino che ci hanno visto nelle telecamere e lui è uscito dall'ospedale, quindi si è allontanato. Quindi io stamattina mi sono rivolto anche alla stazione di polizia dell'ospedale, che hanno setacciato l'ospedale come anche la direzione sanitaria afferma, però insomma non ci sono tracce, quindi io penso che adesso bisogna cercare di rafforzare le ricerche all'esterno, nei dintorni di Cosenza e vedere un attimino se si trova questa persona, perché non è autonoma, poverino, ha 86 anni. Quindi proprio non sappiamo, siamo molto preoccupati e disturbati da questo problema, insomma. Vediamo insieme le immagini di un vasto incendio che è divampato dopo le 18 all'interno dell'impianto TMB, trattamento meccanico biologico di Siderno, raccolta di rifiuti in contrada San Leo. Dalle prime informazioni non ci sono feriti, ma gli abitanti avrebbero sentito uno scoppio proprio conseguente all'incendio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il distaccamento di Siderno con squadre e mezzi. L'ausilio della sala operativa del comando provinciale sta facendo convergere anche altre squadre e altri mezzi autobotti. All'impianto si è elevata un'enorme colonna di fumo nero e visibile a grande distanza. E adesso la borsa con la chiusura, vediamo. Seduta debole per le borse europee, mentre Wall Street ha cambiato più volte direzione e al momento scambia in rialzo. Un accordo tra democratici e repubblicani sembra ancora lontano, ma il segretario al tesoro Steven Mnuchin dovrebbe riprendere a breve i dialoghi con la speaker della Camera Nancy Pelosi per cercare un compromesso sul nuovo piano di aiuti. Tuttavia, Goldman Sachs ha tagliato le stime per la crescita trimestrale annualizzata statunitense del quarto trimestre da più 6% a più 3%, ipotizzando una mancata intesa sugli stimoli fiscali. Si avvicinano le elezioni presidenziali americane di novembre, mentre la pandemia di coronavirus continua a diffondersi, facendo temere per nuove restrizioni che metterebbero a rischio la ripresa economica. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in flessione dello 0,1%, sottotono come l'IBEX 35 di Madrid a meno 0,2%, il DAX di Francoforte a meno 0,3%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,8% e il FTSE 100 di Londra a meno 1,3%. Positivi gli indici americani, il Dow Jones a più 0,1%, l'S&P 500 a più 0,4% e il Nasdaq a più 0,8%, parzialmente sostenuti dal dato positivo sulla vendita di nuove abitazioni. Sul Forex l'euro-dollaro resta in area 1,166, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale lievemente in area 105,4. Tra le materie prime restano deboli le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,5% a $41,6 e il WTI a meno 0,3% a $39,8. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 138 punti base, con il rendimento del decennale italiano in lieve risalita allo 0,88%.
Tornando a Piazza Affari, spiccano i bancari in scia alle ipotesi di nuove aggregazioni, con acquisti in particolare su Banco BPM a più 5,8, Biper a più 5,3 e Unicredit a più 2,5. Bene anche Fineco Bank a più 2,9, mentre le vendite colpiscono soprattutto i petroliferi con Saipem a meno 4,4 e Tenaris a meno 2% in coda al FTSE MIB. Grazie e buon proseguimento di serata. Ci avviamo verso un fine settimana particolare qui in Calabria per quanto riguarda il meteo, vediamo le previsioni. Tempo interlocutorio con temperature ancora oltre le medie, in attesa di una perturbazione atlantica alimentata da aria fredda proveniente dalla Groenlandia, che farà irruzione sull'Italia sin dalla giornata di giovedì, interessando la nostra regione a partire da venerdì sera, apportando un sensibile peggioramento del tempo. Domani, durante la giornata, sereno al più poco nuvoloso, sebbene la nuvolosità andrà gradualmente aumentando. In serata, quando la nuvolosità sarà estesa ovunque, si verificheranno piogge su quasi tutto il territorio regionale, ma più frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e zone interne, dove potrebbero assumere carattere di rovescio temporale. Giornata ventosa anche sulla terraferma per venti da sud-ovest moderati con locali rinforzi. Temperature in lieve aumento sui versanti ionici. Passiamo a mari e venti. Domani i venti che precedono la perturbazione soffieranno ovunque da libeccio moderati e a tratti forti sul Tirreno Cosentino. In conseguenza di ciò i mari saranno mossi, molto mossi in serata, quasi tutto il Tirreno. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.